Allora, l'obiettivo di oggi è concludere il discorso su quelli che sono i sistemi informativi di livello management e in parte anche quelli strategici. Ti ricordo che facciamo riferimento alla piramide dei livelli organizzativi. Innanzitutto pensiamo ai livelli dei manager e in parte a quello di senior manager per quanto riguarda il controllo di quello che avviene all'interno dell'azienda. Ti ricordo che l'idea di base del controllo, del management, è basata sul controllo, quindi la raccolta di informazioni, indicatori che sono presenti, che sono stati definiti dentro riguardo ai processi e la decisione di che cosa fare, delle azioni da intraprendere in base al risultato di questo processo di misura. Processo di misura e definizione di indicatori che in realtà non è fissato una volta per tutte, ma è un qualcosa che viene ridefinito periodicamente, facendo quella che è la nostra pianificazione. Un aspetto fondamentale in questo ciclo di controllo è la definizione per l'appunto delle misure, degli indicatori. La volta scorsa abbiamo fatto una panoramica su quello che è la teoria della misura, richiamando concetti probabilmente noti a qualcuno di voi, ma diciamo fondamentali per andare a capire di cosa si tratta. Abbiamo identificato una serie di tipi fondamentali di scale di misura, alcune categoriche sostanzialmente. Ad esempio, la scala nominale ordinale definisco delle categorie, pure semplici oppure con una relazione di ordine, oppure quantitative. Scala di tipo interval, ratio, absolute sono valori quantitativi dei numeri. Abbiamo visto che è importante l'idea di trasformazione perché, data una proprietà che noi vogliamo misurare, non è univoca l'assegnazione di una scala di misura, di una misura. Di solito c'è un unico tipo di scala, ma abbiamo più misure diverse e è possibile passare da una misura ammissibile a un'altra tramite una trasformazione. Nel caso delle scale più semplici, più elementari, come quella nominale, la trasformazione è una trasformazione 1 a 1. A un certo valore di una scala di misura corrisponde un altro valore. Crescendo in termini di ricchezza della scala, abbiamo la possibilità di fare delle trasformazioni sempre meno libere. Qui, ad esempio, nella scala ratio, l'unica trasformazione che possiamo fare è una trasformazione di scala, quindi moltiplicare la misura per una costante. Sulla base di queste trasformazioni noi abbiamo anche la possibilità di andare a capire, capendo bene qual è la scala che utilizziamo e sapendo quali sono le trasformazioni ammissibili, possiamo anche andare a giudicare quali sono affermazioni significative e sensate relativamente a delle misure. Ad esempio, immaginiamo di avere una serie di affermazioni di questo tipo. Il numero di errori scoperti durante l'integrazione era almeno 100. È ammissibile? Non è ammissibile? Allora, noi
come numero di errori, che scala utilizziamo? Nominale, ordinale, interval, ratio o assoluta? Assoluta. Contiamo quanti eventi ci sono. Quindi non c'è nessun'altra possibile misura alternativa. Quello è il numero. Quand'è che possiamo dire che un'affermazione è sensata relativamente a una scala, a una misura? Quando questa affermazione resta valida anche applicando una trasformazione. Quindi se io applico una trasformazione ammissibile a quella misura, il risultato, cioè il senso dell'affermazione deve restare valido. Se pensiamo a una misura assoluta, ecco, non c'è nessuna trasformazione che possiamo applicare. Quindi quella è l'affermazione e quindi quella ragionevolmente è un'affermazione valida. Il costo per correggere ogni errore è almeno 100. Ecco, qui inizierei ad avere qualche dubbio perché non so esattamente 100 che cosa, dollari, euro. Che tipo di scala è la misura, con che tipo di scala posso esprimere il costo? Probabilmente una scala di tipo ratio. In effetti, se noi pensiamo a più misure di costo, le misure di costo sostanzialmente variano in base alla valuta che utilizziamo. E esiste un tasso di cambio che mi permette di passare da una valuta all'altra. Quindi in effetti l'unica trasformazione che posso fare per passare da una misura all'altra è moltiplicare la mia misura per il tasso di cambio, una costante, almeno costante preso un certo istante di tempo. Ecco, se io non vado a specificare qual è esattamente la scala di misura, io 100 vuol dire che posso utilizzare varie scale: euro, dollari, lire o qualunque altra cosa mi venga in mente. Per cui l'assenza dell'unità di misura, che in questo caso mi identifica anche la scala, mi dice, mi lascia un'ambiguità, per cui io posso passare da una scala all'altra con una trasformazione, per cui questo tipo di affermazione non è che abbia molto senso. Un errore di tipo semantico richiede due volte tempo richiede il doppio di tempo o effort per essere corretto rispetto a un errore sintattico. Qui abbiamo un intervallo di tempo. L'intervallo di tempo di solito è di tipo ratio, quindi ho di nuovo un fattore moltiplicativo che mi lega una misura all'altra, però se io il tempo lo misuro in ore o in minuti o in secondi o in giorni, comunque il rapporto tra i due
tra le due misure resta sempre quello. Quindi un'affermazione di questo tipo fatta su delle scale di tipo ratio ha perfettamente senso. Un errore semantico è due volte più complesso di un errore sintattico. Ecco, qui il problema è che la complessità non è definita. Okay, io ho, non so neanche che scala potrei usare. Mentre per le altre immagino la scala, il tipo di scala, ma poi la misura esatta potrebbe variare, in questo caso non so neanche il tipo di scala, quindi sicuramente è un'affermazione che non ha molto senso, non è verificabile in maniera oggettiva. E la complessità, ci sono delle misure di complessità, ad esempio del codice, che mi danno un numero su una scala di tipo ratio, ma ci sono altre misure di complessità che mi danno una valutazione puramente ordinale. Quindi basso, medio, alto. Quindi non sapendo in che scala viene espressa la complessità, è ovvio che non posso andare a dire nulla sul significato di questo tipo di affermazione. Quindi capire il tipo di scala è fondamentale per capire se una qualche affermazione ha senso e se io posso fare una particolare affermazione su un particolare una particolare misura, oppure il confronto tra due misure. Un altro breve esempio, adesso parte il primo sull'altezza, che ovviamente è una misura di tipo ratio. Se andiamo a vedere la temperatura in Tokyo oggi è due volte quella che c'è a Londra, e ricordatevi, la temperatura è di tipo interval. Quindi io ho una trasformazione del tipo la nuova misura m' uguale a una costante più un'altra costante per m. Immaginate, tanto per essere concreti, alla trasformazione tra Celsius e Fahrenheit. Questo non è vero. Okay? Se applichiamo una trasformazione da Celsius a Fahrenheit, questa affermazione potrebbe non essere più vera. Potrebbe essere vera in una unità di misura, ma non nell'altra. Quindi quel tipo di affermazione non ha senso, a meno che non andiamo a specificare precisamente qual è la scala utilizzata. Invece, se parliamo di differenze di temperature, e se andate a giocare un po' con le trasformazioni, la costante sostanzialmente si elide e quindi abbiamo come risultato che la scala che esprime le differenze di temperature è sostanzialmente una scala di tipo ratio. Risultato, la seconda affermazione invece è corretta. Un altro aspetto fondamentale delle scale di misura è che in base al tipo di scala che uso posso andare a fare delle operazioni statistiche di tipo diverso. Qui mi limito semplicemente a ricordarvi che la misura classica in statistica è la tendenza centrale, la media. In realtà la media ha una definizione ben precisa. In generale noi abbiamo media, mediana e moda, sono le tre più diffuse. Ecco, io media, mediana e moda posso applicare tutte e tre se ho una scala di tipo interval ratio o absolute. Se ho una scala di tipo ordinal, la media non la posso applicare. Vi faccio un esempio molto concreto. Se voi dovete andare, come nei questionari che dovete compilare sulla valutazione dei corsi, a dare un giudizio
per nulla, poco, abbastanza, molto, quindi su una scala di 4 livelli. Se voi assegnate al primo giudizio 1, al secondo 2, al terzo 3 e al quarto tipo di giudizio 4, quindi 1 vuol dire molto poco, 4 vuol dire molto, sono dei numerini, la tentazione immediata è quella di andare a calcolare la media. Li sommiamo tutti e dividiamo per il numero di studenti che ha compilato il questionario. Ecco, questo non funziona, perché è una scala puramente ordinale. Quindi è un'operazione concettualmente errata. Se poi abbiamo una scala di tipo nominale, anche lì fare un'operazione di media o addirittura di mediana non ha molto senso. Per fare una mediana devo ordinare i valori, cosa che su una scala nominale non posso fare perché non c'è un ordinamento. Quindi capire qual è l'unità di misura, qual è la scala con cui viene espressa questa misura è fondamentale per poter capire che operazioni posso fare e quali affermazioni in ultima analisi io posso considerare significative. Cosa facciamo noi delle misure e degli indicatori più in generale? Li utilizziamo all'interno di diversi approcci che consentono di andare a misurare cosa avviene nell'azienda e ci permettono successivamente di prendere delle decisioni informate e che abbiano una base il più possibile oggettiva. Noi vedremo brevemente questi approcci. Allora, iniziamo dal primo, che è il Management Accounting. Beh, che cos'è l'accounting? In italiano fondamentalmente è quella che possiamo chiamare contabilità, quindi è la base per andare a ragionare di costi, ricavi, flussi di cassa, investimenti, capitale, eccetera, cose che ovviamente voi conoscete meglio di me. In generale io posso avere due tipi di contabilità, una finanziaria e l'altra gestionale. Quella finanziaria tendenzialmente deve adeguarsi a una serie di vincoli legislativi, pensiamo soltanto ai bilanci, tanto per fare un esempio. Quella gestionale di solito invece può essere gestita in maniera un po' più libera. Di solito la contabilità, diciamo, finanziaria pubblica, i dati che noi pubblichiamo nei bilanci, si basano o prendono origine da quella che è la contabilità gestionale, depurata di tutti quelli che sono i dati sensibili, o che comunque riteniamo privati e non divulgabili. Ad esempio, io so che il finanziamento pubblico che è arrivato a un partito ha una certa entità, però molto spesso non so come questo è ripartito. E tanto per darvi un esempio di cosa si intende per contabilità, aspetti finanziari invece di gestione. La parte, diciamo, di management accounting è quella che viene utilizzata per gestire effettivamente tutti i dettagli interni. Ovviamente io non posso andare in un bilancio a elencare tutti i movimenti che ho fatto,
individuali tutti i pagamenti, anche perché altrimenti perdo l'aspetto di sintesi che ha un bilancio. Per cui tutti i dettagli di basso livello che non vengono gestiti o prescritti dalla legge riguardano tutta la parte di management accounting. Innanzitutto devo fare una gestione dei costi, ovviamente dei ricavi, andare a valutare costi diretti e indiretti, costi fissi e variabili, ma non vi annoio su questo perché queste sono cose direi abbastanza standard. Un sistema di management accounting tra l'altro è in grado di supportare quello che è un activity based costing, cioè andare a imputare i costi a delle specifiche attività. Questo perché è in grado di raccogliere i dati puntuali, cosa che altrimenti senza il supporto di un sistema informativo sarebbe estremamente difficile fare. Secondo voi quanto costa questa lezione? Queste 3 ore di lezione? Beh, c'è, ma probabilmente è il costo minore, il mio stipendio. Il mio stipendio diviso 1650 ore, che è il numero, il monte ore standard annuale, moltiplicato per 3, il costo di riscaldamento dell'ateneo, ma proporzionato a questa stanza, quindi quanto effettivamente, quanta energia arriva, il costo della corrente elettrica. Ecco, se io ho la possibilità di raccogliere tutti questi singoli dati, posso andare a capire quanto mi costa erogare 3 ore di lezione. Posso decidere che, visto che c'è già il proiettore, d'ora in poi spegniamo le luci perché il costo dell'energia elettrica è troppo alto. Okay. Ovviamente la decisione è un qualcosa che non è un ruolo del sistema informativo, ma è un ruolo del decisore, del manager. La decisione però può essere presa sulla base di quelle che sono le informazioni puntuali, aggregate correttamente, che il sistema informativo è in grado di fornire. Un secondo tipo di utilizzo degli indicatori è tramite una tecnica che si chiama Critical Success Factors. Non vado oltre nei dettagli relativi alla contabilità, perché sicuramente non rientra nel contesto di questo corso, e ci sono sicuramente altri corsi che probabilmente avete già seguito che sono molto più dettagliati rispetto a questo. Mi focalizzo adesso sui Critical Success Factor, che sono una tecnica sostanzialmente utilizzata per fare pianificazione strategica. Quindi, se pensiamo alla nostra piramide, riguarda la cima, l'aspetto strategico. Poi vedremo un'altra tecnica che è tutto sommato legata, per alcuni versi simile, che è una tecnica che si chiama dei KPI. Key Process Indicator. Allora, da cosa nasce l'idea dei Critical Success Factor?
In generale è stato osservato che in un'azienda tipicamente ci sono un numero limitato di aree che sono responsabili per il successo o il fallimento dell'azienda. Quindi il manager saggio dovrebbe fissare la propria attenzione sostanzialmente su di esse e andare a controllarle con attenzione. Controllarle con attenzione vuol dire che uno deve andare a prendere delle misure e eventualmente intraprendere delle azioni correttive. Io posso andare a definire il critical success factor sia a un livello alto aziendale, quindi la quota di mercato, l'indice di gradimento da parte dei clienti, se pensiamo un emittente televisiva, lo share medio durante la giornata. Quelli sono gli aspetti che interessano. Poi posso scendere di livello e andare a definire dei critical success factor non su un'intera azienda, ma su alcune funzioni specifiche. Produzione, progettazione, marketing. A questo punto, invece di vedere l'azienda nel suo complesso, guardo una singola funzione e cerco di capire che cos'è critico per il successo dell'azienda che riguarda quella specifica funzione. Quindi, ad esempio, se ho a che fare con la produzione, i costi o i tempi di produzione possono essere elementi chiave. Volendo posso scendere ancora di più e quindi andare al singolo manager che si occupa di una parte della produzione e andare a osservare le cose dal suo punto di vista e quindi andare a definire dal suo punto di vista che cosa porta al successo. Alcuni esempi di critical success factor ai tre livelli. A livello aziendale abbiamo ad esempio la brand recognition. Quanto è forte il nostro marchio. L'immagine che in generale hanno i clienti. La rete di rivenditori. Se pensiamo alle automobili, ad esempio l'equipaggiamento delle auto, la loro affidabilità, il servizio post vendita, tutti elementi che possono significativamente aumentare il valore e il successo dell'azienda. Se invece ci limitiamo a un'unica funzione, ad esempio la produzione, manufacturing, i costi di produzione, qualità dei prodotti, aspetti ambientali e ad esempio le relazioni con i sindacati. Pensate all'anno 2012, a un'azienda produttrice di automobili a caso, Italia, e vi vengono in mente un certo numero di titoli di giornali per ciascuno di questi punti. Quindi sono aspetti decisamente
importanti. Se uno riesce a far bene relativamente a questi fattori, è probabile che ciò determini il successo o maggiori probabilità di successo dell'azienda, dell'organizzazione. Se invece ci focalizziamo su un manager che quindi vede soltanto un altro aspetto più ridotto, è chiaro che i fattori critici per quel manager sono altri. Ad esempio la reputazione all'interno dell'azienda rispetto ad altri. Gli skill delle persone con cui lavora e poi ovviamente gli aspetti più specifici del proprio lavoro. Quindi se è un manager che si occupa di qualità, la certificazione dei processi e tutte le tecnologie che possono aiutare a fare un monitoraggio della qualità. Quindi in generale io posso applicare critical success factor a vari livelli. Per ogni success factor io poi posso andare a definire quelli che sono i miei obiettivi. Ok, un fattore di successo io lo posso definire indipendentemente dagli obiettivi che mi pongo. Poi, nella mia pianificazione, posso decidere quali sono i miei obiettivi. Quindi, immaginiamo di essere nel ruolo del manager che magari ha già raggiunto un'ottima reputazione all'interno dell'azienda. Quello è un aspetto che manterrà come rilevante, ma non come obiettivo, non lo dovrà migliorare. Magari dovrà migliorare la certificazione dei processi e quindi si porrà come obiettivo quello di andare a migliorare quell'aspetto critico. Tenete ben presente che i critical success factor non sono definiti una volta per sempre, possono cambiare. Beh, non cambiano molto frequentemente, a meno che non ci siano rivoluzione nel dominio di dell'azienda, ma di solito un pochettino cambiano, per cui alcune cose magari sono acquisite e perdono poi di importanza. I goal invece cambiano un po' più velocemente, perché man mano che io pianifico che cosa fare, in base alla mia situazione attuale decido quali sono le priorità e quali sono i miei. Se volete, questa è l'essenza di quello che si chiama MBO, Management by Objectives. Quindi io faccio una gestione in base a una serie di obiettivi e vengo promosso o faccio carriera anche in base al raggiungimento di questi obiettivi. Che tipi di critical success factor posso andare a definire? Allora, abbiamo visto che li posso definire a diversi livelli. Poi in realtà a ogni livello io posso andare a identificare diverse aree di interesse. Posso andare a identificare delle aree, un'area di interesse che riguarda ad esempio il tipo di industria in cui lavoro, il dominio applicativo. Ad esempio i fattori legati al mercato dell'automobile. Aspetti strategici, quindi ad esempio aspetti di competizione con i concorrenti, la posizione, aspetti di posizionamento geografico, eccetera. Aspetti più
ambientali che riguardano il contesto immediato dell'azienda, e aspetti invece contingenti che riguardano questo preciso istante. Ridurre le tensioni con, oppure livello della tensione con le organizzazioni sindacali. L'obiettivo poi sarà ovviamente quello di ridurlo. E infine gli aspetti più gestionali, di che cosa fare da un punto di vista di, interno, di gestione dell'attività dell'organizzazione. Come vengono identificati i critical success factor? Di solito in maniera top down, quindi io parto dal manager, li intervisto, cerco di capire quali sono gli aspetti importanti, perché sono loro gli esperti che mi devono dire in che direzione andare, e da questo vado a implementarli. Quindi, una volta che ho capito quali sono, vado a inserirli nel mio sistema informativo, raccogliendo le opportune informazioni, aggiungendo la raccolta se non è già presente, e progettando un sistema di reportistica che mi permetta di fornire questi indicatori ai manager secondo le modalità più adeguate. Il metodo che posso seguire per andare a identificare critical success factor è composto di questi quattro passi fondamentali. Quindi inizio da una serie di critical success factor, serie di candidati potenziali. Questi arrivano da quelli definiti precedentemente, dalla letteratura, da altre sorgenti di informazione. A partire da queste, oppure inizio da un elenco che mi viene dato dai manager, vado a intervistare il manager per capire meglio di cosa si tratta, eventualmente identificare per ogni critical success factor degli indicatori. Io normalmente quando vado a menzionare un critical success factor non penso immediatamente all'indicatore. L'indicatore o gli indicatori legati a quel fattore saranno poi definiti dopo. Per cui immaginiamo come fattore critico la tensione delle relazioni sindacali, ecco, gli indicatori che posso andare a identificare saranno poi definiti successivamente, che potrebbero essere la frequenza degli scioperi, la percentuale di adesione agli scioperi, il numero di articoli che appaiono sui quotidiani relativamente alle relazioni sindacali, eccetera. Una volta che ho trovato gli identificatori, vado a verificare quanto siano robusti e utilizzabili. E poi faccio tutta la parte finale di raffinamento, dettagli e presentazione, barra implementazione. Implementazione se quelle informazioni non le ho già disponibili nel mio sistema informativo, devo sviluppare un nuovo modulo, ad esempio, per poter raccogliere queste informazioni. Presentazione, perché alla fin fine questi dati devono essere presentati in maniera opportuna. Avere i dati e presentarli in maniera sbagliata, alla fin fine è controproduttivo, per cui possono trasmettere l'informazione non corretta. Primo step, identifico quelli che sono i possibili candidati e questi li vado a definire in base a
qual è il loro livello, il nome, il tipo, quindi è un critical success factor che mi riguarda il dominio, l'industria, il contesto, l'ambiente, se è un critical success factor transiente, quindi contingente, oppure se riguarda gli aspetti di, gestionali. E poi una descrizione. Quindi sostanzialmente io vado a compilare una tabellina con queste quattro colonne e vado a indicare tutti questi aspetti. Esempi di critical success factor. Se penso al mio dominio, al tipo di industria, dei critical success factor di questo livello riguardano gli elementi che sono comuni a tutte le industrie del settore. Ad esempio, il costo dei componenti per chi assembla personal computer, le competenze di chi delle aziende di consulenza, la carenza di alcune materie prime, eccetera. Poi ho una serie di critical success factor che invece non riguardano il tipo di industria, il dominio in cui mi muovo, ma bensì riguardano la mia azienda e come la mia azienda può risultare competitiva con gli altri. Ad esempio, se pensiamo a una linea aerea, a delle linee aeree, io posso puntare sulla delle prestazioni low cost. Oppure la mia strategia punta alla qualità del servizio. E quindi i costi, comunque il prezzo finale per il cliente o la qualità del servizio sono fattori critici. Aspetti ambientali riguardano ad esempio, pensando alle automobili, le regole anti-inquinamento. Quindi un fattore critico per me potrebbe essere produrre la produzione di auto Euro 5, Euro 6. Altri fattori dipendono dal contesto specifico e storico in cui mi trovo. Ad esempio, la mia azienda si è appena fusa con un'altra, oppure ho avuto un danno d'immagine significativo. Immaginate le case, la BP dopo il disastro nel Golfo del Messico. Recuperare la reputazione in quel caso lì è un critical success factor e diventa fondamentale. Ovviamente è un problema contingente, temporaneo, per cui dopo un certo numero di mesi, barra anni, quel problema lì non si pone più e quindi sarà esaurito, mentre gli altri, se non cambia la struttura del dominio, del mercato in cui mi trovo, tendenzialmente resteranno. È importante, quando io ho un critical success factor, nel momento in cui vado a fare la mia pianificazione, definire degli obiettivi.
Immaginiamo di gestire un ristorante e io voglio definire dei critical success factor, ad esempio soddisfazione del cliente, quota di mercato, ricambio degli impiegati e qualità del cibo. Per ognuno di essi andrò a definire degli indicatori e per ogni indicatore andrò a definire degli obiettivi. Ad esempio, voglio che facendo delle indagini con i clienti, l'83% si dichiari estremamente soddisfatto, quindi il massimo della scala. Voglio avere il 20% del mercato di tutti i ristoranti nel raggio di 10 miglia. Vorrei avere un ricambio del personale intorno al 25% all'anno, magari anche meno. Qualità del cibo, ad esempio, la percentuale di pasti che sono rifiutati. Voglio che sia il 5% o meno. Altro esempio, organizzazione non profit. Numero di persone che fanno la donazione, persone che l'organizzazione serve, numero di volontari, soddisfazione, diciamo, di chi riceve il servizio. Per cui posso andare a definire alcuni obiettivi che sono ad esempio il numero di donatori per ogni mese, il numero di persone che io servo in qualche modo ogni mese, il numero di volontari che io ho a disposizione, quindi vorrei che fosse il più alto possibile, e la soddisfazione dei clienti. Beh, questi sono molto di alto livello, ovviamente. Io li vedo applicati a un'azienda, a un'organizzazione tipo Emergency, piuttosto che a, non so, la Caritas che invece serve pasti caldi e mense. Sono estremamente di alto livello. Poi, in base al mio contesto, andrò a definire degli obiettivi specifici per ciascuno di essi. Il compito di chi definisce il sistema informativo è facilitare la definizione di questi critical success factor, identificare gli indicatori e quindi dare la possibilità ai manager, magari andando a vedere la storia passata degli stessi indicatori, di definire quelli che sono gli obiettivi. Il passo 2 è quello dell'intervista ai nostri manager per andare a capire quali possono essere potenziali indicatori. Ad esempio, costo e qualità potrebbero essere critical success factor. Per ciascuno andrò a definire degli indicatori. Ad esempio, il costo unitario del prodotto per prodotto. L'unità di misura sarà in euro, la fonte sarà probabilmente il mio ERP. Beh, queste informazioni sono disponibili, sono calcolabili tramite i dati memorizzati nell'ERP. L'overhead per unità, di nuovo in euro, e anche questo arriva dall'ERP, in base ai costi, in base ai,
ai ricavi, quindi ai prezzi di vendita. A fronte della qualità io posso pensare di definire un indicatore che è il tasso di difettosità dei prodotti, e questo essenzialmente è un rapporto, numero di difetti per pezzo, poi vedremo dopo che ci sono vari modi di andare a misurare la qualità, e andare a vedere quanti difetti vengono gestiti dalla nostra struttura di supporto post vendita. Ragionevolmente il post vendita non è integrato nell'ERP e quindi avrò un altro sistema informativo da cui andare a prendere i dati. Altri esempi di fattori, indicatori relativi, giudizio dei consumatori, dei clienti, ho un punteggio, la fonte di questo indicatore è l'esecuzione di una serie di interviste. Confronto con la concorrenza, anche qui avrò qualche punteggio, posso fare dei test io e posso anche fare delle interviste. Confronto con dati storici, di nuovo avrò un punteggio, tendenzialmente faccio io dei test. Ambiente, quantità di rifiuti prodotti, tonnellate. E come faccio? Lo misurerò in qualche modo. Questo potrebbe essere incluso in qualche ERP più avanzato, ma di solito non è un dato che viene memorizzato da un ERP classico. Materiali riciclabili, consumo di energia, eccetera. Quindi posso, per alcuni fattori critici di vario tipo, identificare degli indicatori. Io qui ho dato una descrizione molto sintetica, ovviamente nel momento in cui io vado a definirli devo descriverli un po' più dettagliatamente. Unità di misura, come viene calcolato, qual è il tipo di scala. Prima di utilizzare gli indicatori, devo andare a valutare la loro robustezza, quindi quanto siano utilizzabili effettivamente e robusti. La robustezza la valuto fondamentalmente in base alla comprensibilità, cioè quanto è significativo quel indicatore per il manager, quanto è in grado di capire che cosa significa, quanto mi costa calcolarlo, quanto è significativo quell'indicatore rispetto al critical success factor, con che frequenza devo andare a calcolarlo. Per cui un indicatore che ha magari un costo di calcolo relativamente basso ma deve essere calcolato molto frequentemente, probabilmente non risulta antieconomico. E quanto è ben strutturato, quindi quanto è definito bene, non ambiguo, e cattura effettivamente quello che vogliamo. Tutti questi aspetti concorrono a formare quella che viene chiamata robustezza dell'indicatore.
Per cui, ad esempio, io posso per ogni indicatore, sono quelli che abbiamo visto prima come esempio, andare a definire, ad esempio, una scala da 1 a 5, quanto sia comprensibile, il costo, la rilevanza, la frequenza e quanto sia strutturato. Poi, facendo l'assunzione che questo sia una misura su una scala di tipo interval, non puramente ordinale, vado a calcolare quella che è la robustezza, quindi il valore medio di quelli precedenti. Quelli col valore medio più alto ragionevolmente saranno quelli che hanno una sono quelli che prioritariamente andrò a scegliere. E quindi questo è un passo sostanzialmente meccanico. Successivamente devo andare a prendere i miei indicatori, eventualmente aggregarli, perché se ho più indicatori per un critical success factor devo capire come metterli assieme. Devo studiare come presentarli e ottenere il benestare dal management. E infine devo introdurre il calcolo di questi indicatori all'interno del sistema informativo. Quindi in tutto questo processo la figura dell'analista deve guidare la procedura, andare a identificare, anche sentendo chi conosce nel dettaglio il sistema informativo, quali informazioni sono disponibili, quali invece devono essere ottenute all'esterno, definendo degli indicatori, valutare questi indicatori, cercare di valutarli in modo che da proporre quelli che hanno una robustezza più elevata e poi guidare quella che è l'integrazione di questi indicatori per critical success factor all'interno del sistema informativo. Ora, mentre i critical success factor rappresentano la linea guida per fare una gestione di alto livello, fare una pianificazione strategica, nel momento in cui io devo andare a gestire effettivamente come funziona l'azienda, non mi posso più occupare degli aspetti critici dell'azienda, ma devo andare a monitorare nel dettaglio vari aspetti della mia azienda. Quindi devo trovare dei vari processi che sono utilizzati nella mia azienda, quelli che sono gli indicatori chiave, i key process indicator. Quindi critical success factor
utili per una pianificazione di alto livello strategica, key process indicator fondamentali per quella che è la gestione dell'azienda, per tenere sott'occhio come vanno le cose nei processi che avvengono correntemente dentro l'azienda. Parliamo di key process indicator dopo